Ciao ragazze, oggi vediamo come fare il pacchetto di sigarette. Allora, partiamo dal nostro incarto e ritagliamo anzitutto un quadrato. Ovviamente questo lembo bianco ci servirà per chiudere il pacchetto, per cui non dobbiamo andare a ritagliare tutto il template, diciamo, ma solo i punti dove lo piegherò all'interno. Quindi l'unica cosa che tagliamo dal quadrato sono questi due angolini, tutto il resto lo teniamo e poi lo piegheremo. Allora 1, 2, 3, 4. Stessa cosa da questa, poi ho tagliato questi due angolini e basta, non devo tagliare nient'altro. Il prossimo passo è piegare. Piego il bordo in cima. E lo raddrizzo. Piego il bordo in fondo. E lo raddrizzo perché poi devo piegare invece questi bordi verticali. Se avete già fatto i tagli, questa cosa qua è più facile perché vi guidano. Ok, allora un po' di attack qui. Un attimo che devo aprirlo. Piegata qui e chiudo. Poi chiudo all'interno i lembi piccoli, chiudo quello bianco e sopra ci andrà quello rosso. Quindi dopo questa procedura, se vedo che chiude bene già, come in questo caso, basta solo mettere un po' di attack. E chiudere. Stessa cosa faremo col bordo in cima, però prima lo riempiamo. Allora, potete riempirlo di fimo, di silicone, oppure io per farlo veramente leggero, l'ho riempito di Scottex piegato per farvi vedere il rotolone di Scottex. Ne prendete un pezzo e lo piegate su se stesso un numero di volte sufficiente ad essere della dimensione giusta. Se vedete che sta andando troppo grande. Però se io adesso lo piego così, più o meno sia della dimensione giusta, per cui lo ritaglio, lo inserisco, vediamo se l'ho fatto troppo grande, sia troppo largo ancora. Ed è troppo alto, però almeno in questo modo evitate che diventi troppo pesante l'orecchino. Prima lo facevo col silicone o col fimo e se il pacchetto è un po' più grande diventa pesante. Ok, riempito, chiudiamo e incolliamo. Chiedo scusa per la qualità di questo video e delle posizioni in cui mi sono messa, ma sono in montagna e non ho altri strumenti. Ok? L'unica cosa che manca è fare un buchino con uno spillino, ad esempio, e poi inserire un gancio a vite. Ciao, alla prossima!